Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Caduta Libera. E siamo qui con un sindaco di una città vicina a Marsala. Sono con Salvatore Quinci, sindaco della città di Mazara del Vallo. Bentrovato, sindaco. Buonasera Rossana, sono felice di stare qui con te questa sera. Anch'io, E anch'io abbiamo. buonasera a tutti i telespettatori. Abbiamo tante cose di cui parlare perché Mazara è una città chiamata al voto, come ben tutti sapete, però noi iniziamo da una giornata, quella di oggi, che è stata importante per Mazara perché il dragaggio del Porto Canale del Trasmazzaro è sicuramente un evento che la città aspettava da oltre 10 anni di Mazara, no? È l'evento del secolo, possiamo dire così. Ecco. Davvero l'attendevamo da troppo tempo. Un sacco di problemi amministrativi, giudiziari, come ben ricordi, burocratici, e finalmente abbiamo portato a casa questo risultato. È una prima tranche di dragaggio, perché questa si tratta di un intervento di riduzione del rischio idrogeologico e siamo appena partiti. Io penso che nel giro di 3 mesi il fiume Mazzaro sarà finalmente restituito alla sua città e ai suoi concittadini. E sai da cosa me ne accorgo che è un evento importante? Dal fatto che tanti miei avversari in questo momento stanno sminuendo tutto quello che sta Ecco, succedendo. oggi stiamo vedendo le immagini nel frattempo proprio di questa giornata. A un certo punto lei ha detto: io non consentirò a nessuno di strumentalizzare quello che sta accadendo oggi per la città di Ma sì, Mazara. perché questo è il fiume Mazzaro, è un patrimonio di tutti, c'è qualcosa che io non comprendo nelle battaglie politiche di oggi. Quando succedono delle cose positive per una città che deve crescere, queste le dobbiamo apprezzare e condividere tutti quanti. Io ho quasi l'impressione che ci sia qualcuno che preferisca che magari Mazzara rimanga nel degrado, Un detrattore, diciamo. diciamo più di uno, no? Che Mazzara rimanga nel degrado, che il fiume Mazzaro rimanga così com'è, piuttosto che dare qualche soddisfazione a questa amministrazione, tutta l'amministrazione, che invece questo gran lavoro l'ha fatto. Oggi c'erano tanti che andavano in farmacia a prendere Malox, se proprio te la devo dire. Sindaco, oggi eravate lì, lei e Vito Torrente, lo stiamo vedendo dalle immagini, per, come si chiama, cappellino lì da lavoro in testa, Antinfortunistica. antinfortunistica, insieme ai rappresentanti della ditta. È un impegno molto importante per la città, diciamo che questa giunta sta lavorando. Noi stiamo realizzando un sacco di cose. Io dico sempre, io vengo non dalla politica, ma dal mondo produttivo, vengo da pubbliche amministrazioni, quindi abituato a lavorare con obiettivi, abituato a lavorare con scadenze, cronoprogrammi. E io dico sempre, noi siamo la giunta dei fatti. Ma non perché ci vogliamo autocelebrare. E infatti sono uno dei pochi sindaci che dico: guardate il mio programma elettorale, le cose che abbiamo realizzato, quelle che si stanno realizzando, quelle che abbiamo iniziato a fare e a progettare, e verificate se le promesse le stiamo mantenendo. E mi sembra merce rara questa in giro di questi tempi, no? Sindaco, sono 5 anni di amministrazione, la città si appresta ad andare a votare nella prossima primavera del 2024. In questi 5 anni, 2 anni sono stati pesanti con la gestione dell'emergenza Covid. Qual è la punta più, diciamo, buia della sua amministrazione e quando il rilancio? Sicuramente il periodo brutto che ricordo è quello del Covid, non c'è dubbio, perché il dramma di dovere. Noi non siamo stati molto agitati sotto il profilo sanitario, perché da noi è arrivato tardi, abbiamo avuto il tempo di mettere in campo le misure di precauzione, però sono stato fortemente preoccupato per le grandi difficoltà economiche di tante famiglie. C'è una fetta di popolazione che vive anche alla giornata dal punto di vista economico. Noi siamo stati costretti a portare alimenti, aiuti, buoni spesa, quelli del governo e della regione, a circa 8.000 persone su 50.000. È una fetta di popolazione davvero rilevante. Quello è stato molto impegnativo, ma l'abbiamo fatto col cuore. E poi dal punto di vista politico, ovviamente, la discussione della mozione di sfiducia. Ma Sì. posso dirti una cosa? Quello è stato il momento che poi ha generato il rilancio dell'amministrazione Quinci, perché da quel momento in poi siamo partiti con una nuova giunta che è per strada, che è operativa, della quale io sono veramente soddisfatto, e abbiamo cominciato a realizzare tutte le cose, gli investimenti, gli impegni, i progetti che avevamo immaginato, per i quali avevamo trovato finanziamento negli anni prima e che finalmente si stanno realizzando. Sai, tante persone mi dicono due cose.
La prima, cosa avete fatto nei primi anni? Io capisco, no, i miei concittadini, ma è chiaro che chi conosce invece le procedure amministrative sa bene che prima che si realizzi un investimento passano degli anni. Quindi noi che abbiamo trovato i cassetti vuoti, abbiamo progettato, trovato i soldi e poi realizzato. La seconda cosa che mi dicono, e questa mi ha dato uno spunto di riflessione, è: sindaco, ma noi ti vediamo poco in giro. Ed è vero, hanno ragione i miei concittadini, io dovrei stare più in giro ad ascoltarli, ma sono stato nelle stanze del comune a fare funzionare questa amministrazione comunale. Però il comune, e in modo particolare lei, sindaco, ha messo su una sorta di format, no? Ha incontrato i cittadini aprendo le stanze del comune, ma non solo con il format il sindaco incontra, no? Che noi mettiamo in campo almeno una volta al mese, ma ogni giorno io ricevo singoli cittadini, persone che hanno qualche difficoltà o qualche progetto, incontro associazioni, enti, tant'è che il nostro must di questa amministrazione, cioè partecipazione politica, cioè invitare tutti quanti a prendersi cura della città, è un must che ha funzionato. I comitati di quartiere sono istituzionalizzazione di tutto questo. Noi oggi abbiamo gruppi organizzati di cittadini che ci tempestano non solo di questioni e problemi, ma di proposte, di progetti da mettere in campo. Non sappiamo come dividerci, come farli prima, guarda. Sindaco, è partito con una maggioranza consiliare non pienissima, ma insomma con la quale poteva lavorare. E adesso questa maggioranza si è sfaldata nel tempo, diciamo che non c'è più, non è abbastanza. E questo è il vantaggio e il limite delle coalizioni civiche, cioè dei gruppi, delle liste civiche, perché dove non c'è un'ideologia di partito, dove non ci sono partiti strutturati, ma soltanto raggruppamenti elettorali, succede spesso in Consiglio Comunale, tu avrai sicuramente molta più esperienza da notista politica, no? Di me, che poi quando si arriva in Consiglio le liste si sfaldano, ognuno magari prova a rappresentare un po' se stesso, le proprie esigenze, tutte legittime, intendiamoci, e per cui questo è quello che è successo anche a Mazara. Io mi sono accorto già al secondo anno, in pieno Covid, che dal punto di vista politico era una maggioranza numericamente superiore, 15 a 9 in Consiglio Comunale, ma politicamente debole. È chiaro che poi abbiamo avuto un percorso travagliato, sicuramente c'è stato un po' di inesperienza nella gestione, ma oggi ti posso dire io sono pienamente soddisfatto dell'azione amministrativa, perché poi in fondo la politica serve a questo, serve ad amministrare una città. Non è certo fine a se stessa solo per prendere il potere. Il tema non è vincere le elezioni, è che cosa te ne fai poi. Noi stiamo provando, e io penso che abbiamo imboccato la strada giusta, i fatti ce lo dicono, a rilanciare questa nostra città che abbiamo trovato veramente in uno stato di declino. Allora sindaco, mancheranno pochi mesi da qui alle elezioni, alcune cose non potrà magari realizzarle per mancanza di tempo, quindi quali sono le cose che si porterà nei prossimi 5 anni dicendo beh, se vengo rieletto partirò da questi punti principali, fondamentali per la mia città? Intanto, io, è vero, hai ragione, molte cose non si potranno fare, ma noi da bravi amministratori lasceremo i progetti già iniziati o realizzati in maniera che qualunque amministrazione li potrà realizzare al prossimo giro, e anche questo è un senso di responsabilità nei confronti della nostra città. Noi non siamo venuti per fare le cose noi, siamo venuti per fare le cose per Mazara. Chiunque la potrà amministrare. Il rilancio non può che partire dal centro storico, dal fiume Mazara che oggi stiamo dragando e per il quale presto annunceremo un nuovo finanziamento importantissimo per altri lavori. E poi dal rilancio turistico. C'è un grande progetto sul waterfront del fiume Mazara, già finanziato, abbiamo i fondi. E poi, soprattutto, quello che è il centro storico, la Casba di Mazara, da cui non può che ripartire il rilancio turistico, con una grande dotazione di superiore a 6 milioni di euro, con il progetto Metropon per i 39 comuni superiori a 50.000 abitanti del centro-sud, che ci consentirà di investire su uno sviluppo turistico-economico, dove l'indicatore di riuscita di questo progetto che noi abbiamo scelto è stato i maggiori posti di occupazione generati. Chiameremo i giovani maghrebini, i giovani mazzaresi, le donne della comunità maghrebina ad aprire attività economiche in pieno centro. Quello che
volgarmente si è sempre detto in questi anni occorre alzare le saracinesche della casba, del centro storico. Ecco, noi abbiamo il progetto e i soldi per farlo. Quando ti dicevo che siamo l'amministrazione dei fatti, è questo. Sindaco, Mazara ha sempre avuto un ottimo rapporto con il mare, no? Quello che manca ad esempio a Marsala. Voi siete una città completamente affacciata sul mare e con questo rapporto avete anche costruito un'immagine turistica molto molto forte. Quest'estate i dati vi hanno dato ragione, nel senso che le presenze turistiche a Mazara sono state tante ed esponenzialmente di più rispetto a quelle dell'anno scorso. È un dato cristallizzato dal quale partire per fare ancora e meglio cosa? Intanto il rilancio turistico che è cominciato in questi anni è solo all'inizio, non ce lo dobbiamo nascondere, perché noi facciamo il pieno di presenze nel periodo estivo, ma poi manca quella che è la cosiddetta destagionalizzazione. Come mai siamo partiti? Perché abbiamo aperto un ufficio turistico, siamo entrati all'interno del distretto turistico della Sicilia occidentale, all'interno del progetto Le Vie dei Tesori, abbiamo un ufficio turistico comunale dove gli operatori parlano almeno tre lingue, abbiamo messo i cartelli vicino ai nostri musei bilingue, così i turisti possono essere accolti, abbiamo attivato un progetto Casba Walking che davvero ha acchiappato la fantasia di tutti quanti e ora questa nuova pista ciclabile, e tocco un tema che so che è polemico e delicato, ma mica solo a Mazara, so che per te che sei di Marsala questo tema è vivo, qui è una tragedia, che si trasforma in un attrattore turistico, la prima pista ciclabile conchiatta per passare all'altra parte del fiume. Guarda che meraviglia. Questa è una cosa molto bella però. Funzionerà come attrattore turistico e quindi valorizzando l'esistente, quello che abbiamo trovato, e portandolo ancora di più. Ora il progetto futuro è per esempio un albergo diffuso in centro storico e destagionalizzare in maniera da consentire a tutti gli operatori della ricezione di poter investire ancora in questo settore. Noi abbiamo una grande potenzialità e abbiamo un grosso limite. La potenzialità la vediamo, Mazara davvero in questo momento è diventato un nome nel panorama, quella che si chiama destinazione turistica, una DMO. Il limite è che ci mancano posti letto, perché servono 7, 8, 9 mila posti letto perché il turismo diventi un'industria. Quanti vera. Ne conta in questo momento Mazara? 3.500. Quindi pochi. E allora che facciamo? Nel nuovo piano regolatore, piano urbano generale, si chiama PUG, che stiamo per licenziare e portare in consiglio comunale, ci sono delle aree destinate ad albergo. Così chi vorrà investire non dovrà più passare dal sindaco a dire sindaco mi fai la variante urbanistica, poi dalla giunta mi fate la variante urbanistica, poi da ogni singolo consigliere comunale a convincerli a votare la variante urbanistica, ci saranno già le aree destinate, gli investitori potranno venire con serenità, provare a progettare e investire, che è il vero limite industriale nelle nostre regioni. La gente scappa non perché non ha i soldi o perché non ci sono le opportunità. C'è una grande burocrazia. Perché la burocrazia è tutto quello che gira attorno, frena ogni investimento. Bene, questo è il lascito che questa amministrazione sta lasciando alla nostra città, un'idea di sviluppo piena e concreta. Sindaco, le casse comunali insomma languono, un po' ovunque. I trasferimenti regionali e statali sono davvero miseri, la riscossione dei tributi locali si fa con grandissima fatica. Mazara da questo punto di vista com'è messa? Mazara, io sono orgoglioso di aver tenuto in piedi il bilancio in questi 5 anni, io racconto sempre un aneddoto, però ti devo dire non ne faccio una responsabilità perché è una condizione generale. Noi quando facciamo la campagna politica e le valutazioni politiche dobbiamo essere sempre intanto amanti della verità e neutrali rispetto ai fatti e alla verità, non è che bisogna necessariamente attaccare chi c'era prima o chi verrà dopo, io penso che la politica seria si fa in questo modo. Su 400 comuni in Sicilia, 398, ce ne sono 120 che sono in dissesto e per dissesto, un centinaio che non riescono a chiudere il rendiconto del 2022, ci sarà un motivo. Il tema è che il combinato disposto di due effetti, la mancanza dei trasferimenti, la mancanza di discariche e di impianti di gestione dei rifiuti e riscossione Sicilia fallimentare, ha portato tutti i comuni a spendere un sacco di soldi per i rifiuti piuttosto che
guadagnarci dai rifiuti come fa una ricca provincia del nord e a non poter riscuotere per un sistema fallimentare di riscossione. Noi stiamo intervenendo su entrambi. SRR Trapani Sud, di cui Mazara ha il 37% di quote, ha appena acquistato il polo tecnologico. Questo ci consentirà di investire sugli impianti di trattamento rifiuti e cominciare a immaginare di guadagnarci con i rifiuti, piuttosto che... Io ti posso dire che Mazara è all'85% di riscossione, numeri da ricca provincia del nord, e saremo di raccolta differenziata, scusami, e saremo premiati il giorno 19 da Lega Ambiente Sicilia come comune con la più alta raccolta differenziata sopra i 50.000 abitanti. È un titolo, è un premio in denaro di cui vado orgoglioso. Sindaco, Mazara un tempo vantava una flotta peschereccia molto importante, la marineria era davvero corposa, oggi soffre anche tanto, soffre perché la politica non si è più interessata, non ha più attenzionato bene quelle che erano le criticità di un settore che era fondamentale. Io vado un po' oltre, non dico solamente Mazara, ma quella marineria unitamente a quella di Marsala rappresentava davvero un pilastro economico della provincia. Come facciamo a rilanciarla? Come facciamo? Io intanto mettendo insieme un mondo che è stato diviso da sempre. Voi per una mancanza di vera mentalità imprenditoriale, mentre nel settore dell'agricoltura, che è ben più importante in Italia, ci sono le filiere, ci sono i consorzi. Questo a Mazara non si è mai fatto. Ecco che allora un gruppo di giovani imprenditori della pesca si mette insieme e forma una nuova organizzazione di produzione con dei progetti che sono molto semplici: la tracciabilità, un marchio e la ricerca di nuovi mercati di nicchia più ricchi. Perché se hai lo stesso mercato delle flotte nordafricane che spendono la metà di quanto, che hanno la metà dei costi di quanto hai tu, hai già chiuso, non puoi più lavorare. Non hanno le quote, non hanno le quote, non hanno regole, o perlomeno le regole ci sono in questo nel canale di Sicilia. Certo. Però gli italiani sono controllati. I nordafricani hanno un metodo di controllo che è ben diverso, dal nostro. E allora, se hai costi completamente diversi e poi agisci sullo stesso mercato, il dumping commerciale ci ha già finiti. Quella è l'unica strada. Sarà un percorso lungo, doloroso, ma abbiamo già cominciato. Io vado spesso a Roma, al MASAF, ho trovato grande collaborazione e devo dirti che a gennaio uscirà il bando sulle nuove OP e per esempio stiamo richiedendo che in questo bando sia presente una possibilità di finanziamento per gestire i mercati ittici. A Mazara ne abbiamo due, uno che stiamo appena rinnovando, dove sia la pesca d'altura che la piccola pesca potranno immaginare strumenti moderni per valorizzare il pescato, aste telematiche, certo, per esempio, anche. E così via. Su questo fronte siamo attivi. È un percorso duro. Il declino della pesca in Italia e a Mazara non lo si cambia in una giornata, ma io devo dire che vedo che la strada intrapresa è quella giusta, sono ottimista. Sindaco, lei nasce come un sindaco civico 5 anni fa, poi abbraccia la politica da qualche anno, batte bandiera di Azione, quindi Carlo Calenda, in giunta c'è un simbolo chiaro. Adesso faccio le domande cattive. Oh, finalmente! Mi sembravi troppo buona, no, non ti riconoscevo. Ho dato un po' di spazio. Allora, in giunta c'è un simbolo di partito che è quello di Televiva, gli altri insomma sono un po' ibridi. Allora, siccome il tempo della campagna elettorale è poi anche il tempo della chiarezza e anche il tempo in cui bisogna presentarsi agli elettori dicendo io sono questo e sto con questi miei alleati, da quando si farà chiarezza? Questo tempo sta arrivando. Ecco. No? Allora noi ci presenteremo con una larga coalizione, intanto quella che è presente in giunta, che fa riferimenti a gruppi civici, no? C'è un sindaco di Azione, c'è un assessore Italia Viva, insieme abbiamo delle liste civiche oggi, ma siamo aperti ai partiti. Certamente è una coalizione che oggi guarda più al centrodestra che diversamente, anche perché a Mazara il centrosinistra, così come il Movimento 5 Stelle, ha un po' ridotto il suo campo di azione. Quindi è lì che noi guardiamo e siamo aperti assolutamente alla prospettiva di avere una coalizione più ampia insieme con i simboli di partito. Questo io penso che tutto questo lo si manifesterà da parte nostra prestissimo.
Una campagna elettorale è lunga, è impegnativa. Anticiparla non conviene mai a nessuno. Io ricordo certo. che quando mi sono candidato ho sciolto la riserva a fine febbraio e poi si votava il 28 di aprile. Siamo ancora ben distanti da Quindi da, se da non ho capito momento. Male, interlocuzioni aperte con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con i partiti di centrodestra sì. e la DC che invece vanta anche un presidente del Consiglio che è Vito Gangitano a Mazara che non mi pare proprio che insomma, oggi è all'opposizione. Ecco, esatto, che non mi pare proprio voglia intraprendere questo percorso di Noi siamo aperti a chi vuole costruire con noi il futuro di questa città secondo un programma che abbiamo già ben delineato, che guarda al nuovo piano regolatore, che guarda allo sviluppo turistico, che guarda a uno sviluppo della pesca, del settore della pesca. Chi ci sta sarà ben accolto. Io dico questo, quando i personalismi entrano in politica e si perde di vista invece l'obiettivo vero della politica, cioè nel nostro caso amministrare questa città e costruire un futuro piuttosto che ripiombare indietro nelle cose che abbiamo già visto negli anni passati, ecco che lì la politica perde davvero il suo senso. Noi siamo molto sereni, abbiamo una coalizione di almeno 5 liste che è già pronta e siamo pronti ad accogliere davvero tutti coloro che ci stanno, a cominciare dai partiti con i quali non abbiamo difficoltà a sederci. Quindi riuscirà a ricompattare il centrodestra a Mazara e invece Grillo qui ancora e sforna biscottini. Io questo lo stai dicendo certo. tu, perché poi le coalizioni le si fanno tutte insieme, no? Lo sto dicendo io, certo. Certamente siamo disponibili. Ecco. Sindaco, c'è una parte del programma che mi interessa, insomma, non voglio spoilerare nulla, però è una domanda alla quale tengo particolarmente perché il benessere animale e polmone verde di una città sono secondo me fondamentali per creare quelle condizioni di vivibilità per tutti, bambini, anziani, adulti, insomma. Guarda, alla fine i cittadini sono interessati non a chi si siede sulla poltrona di assessore, a chi fa il sindaco potrei anche dire, se non che il sindaco rappresenta simbolicamente invece davvero il primo cittadino, quello che accoglie tutti, che ascolta, che riesce a risolvere problemi, è interessato alle condizioni di vivibilità, cioè se la tua città è pulita. Io ricordo che fino al 2018 avevamo le cataste di spazzatura ogni estate in centro città per anni e anni e anni. Ed è stata una gran fatica togliere di mezzo, guarda, t'assicuro, già dal primo anno, da quando ci siamo insediati. Una città dove le strade sono sistemate, una città dove c'è verde, ci sono parchi, dove c'è una condizione di sicurezza. Ecco che noi abbiamo realizzato due parchi nuovi, con aree di gioco, aree per gli sportivi, con aree per i cani. Mazara è piena di tanti amanti dei cani ed è inutile dire non sporcate le strade e basta. Dobbiamo al contrario dire vi generiamo aree dove i vostri animali potranno stare in serenità e poi verrà facile pulire e convivere tutti quanti insieme. La ricordiamo la spiaggetta dedicata all'ingresso dei La cani? Prima spiaggia ecco. in Sicilia, la prima dog beach ecco. o beach dog, non so come si pronuncia, la prima spiaggia per cani in Sicilia che ha avuto davvero una grande risonanza. L'assessore Casale, che fa veterinario. È un veterinario, sì, okay. sì, è vero. Che è il nostro assessore al benessere degli animali, preceduto dall'assessore Enorrito, che anche lui ha fatto un gran lavoro, ha realizzato questa spiaggia e lo sai che è stata davvero frequentata? Molto apprezzata, sì. Piuttosto che dire semplicemente ai proprietari degli animali non potete venire in spiaggia con i vostri cani. Invece di vietare abbiamo costruito opportunità e questo è quello che vogliamo continuare a fare. Ti faccio un esempio, abbiamo trovato un terreno di 3.000 metri quadri acquistato fra il 2000 e il 2005 per 200.000 euro e abbandonato immediatamente dopo. Cosa ne farete? Ne abbiamo già fatto, okay. un parco. Il parco è intestato a Manuela Setti Carraro in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Bellissimo. Ed è uno spettacolo, è un tipico parco di quartiere. Noi abbiamo intenzione di farne almeno ancora un paio. Perché poi il decoro urbano va anche mantenuto, nel senso va che mantenuto, il verde pubblico è di difficile gestione. Abbiamo messo nel piano delle assunzioni un giardiniere, cioè non un operaio, un impiegato di qualifica A o B, uno che ha il profilo di giardiniere, che abbia l'incarico, insieme con altri collaboratori dipendenti comunali, di tenere questa città verde. Non puoi parlare di turismo se non ha la città pulita, accogliente, verde. Oggi se tu vieni a Mazara è uno spettacolo stare in centro
Abbiamo sistemato il centro, pian piano ci sposteremo e allargheremo nelle periferie. E allora, sindaco, alle 6:30 del mattino si alza lei ed è già in giro. In giro magari no. Però, diciamo che ci sono degli assessori che già le sembra sono in giro. Lì stavo arrivando, l'assessore Torrente in giro dalla Lui mattina fino alla sera e si controlla le strade, l'illuminazione, tutto quello che riguarda la sua delega. Vito Bilardello, la stessa cosa, perché lo seguo su Facebook ed è un continuo controllare la città. Però che cosa non hanno capito allora i mazzaresi, se hanno voglia di tornare a votare Cristaldi? Ma guarda, un sindaco non può essere mai amato da tutti, sono rari questi esempi, per un semplice fatto, perché quando uno diventa sindaco diventa lui il responsabile di tutti i problemi della città, come se li ha generati lui, ed è una cosa normale che si capisce. Mazara, come tutte le città, ha tante strade che non sono asfaltate, tanti quartieri che hanno bisogno di cura e noi non riusciamo ad arrivare perché ci mancano le risorse. Questo è il problema di tutti noi, cioè non poter dare risposte a richieste legittime dei concittadini. Poi ci sono quelli che la pensano in maniera opposta, così per dispetto, e poi ci sono gli oppositori. È tutto normale. Mi diceva un mio collega sindaco di una città che ha vinto il secondo mandato col 70%, guarda, non ti preoccupare, tutti mi criticavano, poi quando abbiamo avuto le elezioni io ho preso il 70%. Ora non dico che siamo in questa condizione, lo voglio prendere come un auspicio. Sicuramente i mazzaresi stanno apprezzando il lavoro che noi stiamo facendo, la concretezza e i fatti che finalmente si vedono. Io dico basta alle politiche delle chiacchiere, perché le chiacchiere non generano cambiamenti. Guardate in giro Mazara come adesso, ricordatevi com'era prima che noi siamo arrivati e vedrete i fatti. Sindaco, abbiamo davvero pochissimo tempo per un'ultima battuta, perché al momento con ufficialità abbiamo due candidati sindaco. Oggi ce ne sono due. L'uscente e Nicola Cristaldi dall'altra parte. Parterre che si arricchisce o ci fermiamo a due? Ma io ritengo che sia possibile che ci siano altri candidati, no? Oggi c'è un centrodestra dei partiti, che hai citato tu poco fa, no? Che sono a caccia continua di candidati. E devo dire che però abbiamo assistito anche a uno spettacolo che non sempre è stato edificante, no? Perché bruciare nomi di continuo non è nemmeno dignitoso per questi nomi, certo, autorevoli che sono stati bruciati. Abbiamo sentito nomi, oggi c'è questo candidato, poi dopo una settimana ce n'è un altro, ma queste sono persone che vanno rispettate. Molte di queste io le stimo, non faccio nomi, no, ma i nomi li sappiamo quali sono, e io ritengo che questa pratica sia davvero una pratica che non faccia bene alla città. È sciacallaggio, non faccia bene politica alla città. Guarda, le amministrative non sono una partita sportiva dove l'importante è vincere. Qui si parla di tutto, l'importante è che siamo contro Quinci, l'importante è che vinca Cristaldi, l'importante è che ci sia il centrodestra unito, tutte storie, ma qualcuno che si preoccupi di dove questa città debba andare, della visione sulla città, della cura della città e dei suoi cittadini, c'è o siamo soltanto noi? Allora sindaco, io non le faccio gli in bocca al lupo, perché ci rivedremo tantissime altre volte per la campagna elettorale, però le faccio fare una cosa che nessuno ancora le ha fatto fare, cioè guardare in camera e fare gli auguri ai suoi concittadini, perché oggi è 14 e tra 10 giorni esatti siamo nella piena vigilia di Natale. Auguro a tutti quanti, a tutti i cittadini di Mazara, ma a questo punto anche di Marsala in questo gemellaggio, auguro davvero di trascorrere delle feste serene, ne abbiamo tutti bisogno, perché è un periodo complicato, ma noi abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa città, questa Mazara che amiamo così tanto, accogliente, che dia serenità e dia un senso di pace a tutti quanti. Voi sappiate che il vostro sindaco c'è sempre ed è pronto a rispondere a tutti quanti voi. Tanti auguri di buon Natale.
Grazie Sindaco Quinci per essere stato qui con noi, è stata una bella chiacchierata, questa che abbiamo fatto questa sera a caduta libera. Credo che la politica ha un grande compito che è poi unita anche alle amministrazioni, cioè rendere fluido il lavoro che fate. E quando dico renderlo fluido significa farlo capire ai cittadini, perché spesso c'è questa divisione tra il mondo del il palazzo del potere, così chiamato, che è quello dell'amministrazione, e i cittadini. E molto frequentemente i cittadini non riescono a comprendere bene cosa accade lì dentro e invece dovrebbe essere davvero tutto molto fluido. E quindi è la preghiera che io rivolgo a tutti gli amministratori, perché il dono dell'ascolto è un dono che pochi hanno, ma che se saputo utilizzare porta buoni frutti. Grazie Sindaco Quinci per essere stato qui con noi. Vi saluto, vi rinnovo. No, noi non vi rinnovo nessun appuntamento perché oggi è 14, vi avevo promesso che ci rivedremo il prossimo anno, quindi anch'io vi faccio gli auguri non solo di Buon Natale, ma sicuramente di un inizio d'anno sereno e scoppiettante, perché quelle non devono mai mancare le scintille. Vi auguro un buon proseguimento di serata e grazie ancora.